Un viaggio di circa 2 ore, quello compiuto dal patriarca latino di Gerusalemme domenica scorsa, varcando un confine ora evidente, ora invisibile, e attraversando la Samaria per arrivare fino a Zababde, piccolo paese della West Bank. Dopo la visita al governatore di Tubas, un centro a poca distanza da Zababde, situato tra Nablus e Jenin, Sua Beatitudine Monsignor Fuad Tual ha raggiunto la parrocchia di questo piccolo villaggio, uno dei pochi ancora a maggioranza cristiana nei territori palestinesi. La prima visita ufficiale del patriarca di Gerusalemme è importante per noi. Non è un normale giorno di festa. La maggioranza dei cristiani qui sono uniti nel celebrare insieme al patriarca in questo giorno. Zababde è un piccolo paese nel nord della West Bank, in Palestina. La maggior parte della popolazione è cristiana. Su 4.000 abitanti, circa 2.500 sono cristiani, il resto sono musulmani. Ci sono 3 chiese, ortodossi, melchiti e protestanti, ma la parrocchia latina è la più grande. Ci sono molti studenti, organizzazioni di giovani cristiani e attività. La settimana prossima ci sarà la riunione del gruppo secondario degli scout di tutta la West Bank e dell'Azione Cattolica Giovanile. La festa è per la visita dell'amato pastore, ma anche per la chiesa, di recente restaurata. Alla celebrazione eucaristica, presieduta da Monsignor Fuad Tual e concelebrata dal vescovo ausiliare per la Giordania, Monsignor Salim Sayeg, nella chiesa piena di giovani e bambini c'erano anche alcuni fedeli giunti da Ramallah, ma nativi di Zababde. Una visita ufficiale del patriarca, la prima volta come patriarca, e poi una festa perché abbiamo finito la restaurazione della chiesa che uno dei nostri di Ramallah ha pagato tutto il lavoro, quasi 150.000 dollari, e speriamo anche che tanti altri che possono fare così aiutano non solo a abbattere o restaurare le chiese, ma le pietre vive che hanno bisogno i nostri poveri in questa situazione dove siamo, qui nel West Bank o anche nella zona di Gaza o dappertutto dove sono i poveri persone. Perché sono immagini di Cristo. È stato bello per me essere qui oggi a Zababde con tutte le nostre famiglie, perché io vivo a Ramallah per lavoro. È stato bello che il patriarca sia venuto a trovarci e anche l'accoglienza degli scout. Il nostro augurio è che i cristiani siano sempre più uniti, perché ci sono diverse denominazioni. Preghiamo che possano celebrare insieme in ogni festa, perché tra un mese sarà Natale. Preghiamo anche per gli scout e per tutti i giovani e gli studenti di Zababde. La visita formale che facciamo a questa parrocchia, benché siamo già arrivati 2 o 3 volte, ma questa volta quello che ci colpisce di più è questa unità tra tutti gli abitanti musulmani, ortodossi, cristiani, come hai visto. Anche i sacerdoti ortodossi erano con noi e poi tutti hanno un solo sentimento, cioè un senso di appartenenza sia alla terra, sia alla causa, sia alla fede. È stata una bella manifestazione e loro ogni tanto hanno bisogno di queste manifestazioni, considerando la situazione un po' difficile, un po' drammatica, dà loro un po' d'anima, un po' di incoraggio. Veniamo con gioia a essere con loro.